Ciao a tutti, benvenuti in Di Casa, io sono Deborah, progetto Case, e mi piace raccontare i segreti del mio lavoro. Oggi vediamo un nostro progetto, la Casa Parigina Pesaro. Quello che i nostri clienti desideravano era una casa luminosa ed elegante, con una cucina colorata dai toni dell'azzurro e uno stile parigino come ispirazione. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di dare giusto spazio a questa cucina così importante e allo stesso tempo dare anche aria ad un living che fosse altrettanto confortevole e luminoso. Quando si tratta di progettare un open space è importante progettare anche i giusti vuoti che rendono l'ambiente ancora più voluminoso e danno una percezione di maggior spazio. Questa casa, costruita pochi anni fa, era stata arredata dai precedenti proprietari senza un preciso progetto, però il taglio della pianta consentiva una giusta suddivisione delle aree funzionali. L'ingresso dà direttamente sull'open space, come oramai capita spesso. Da una parte abbiamo la cucina e dall'altra una zona dedicata all'armadio. Abbiamo pensato di progettare su misura uno spazio contenitore dove riporre cappotti e scarpe proprio vicino alla porta. Per dare maggiore luminosità a questo ambiente abbiamo deciso di inserire sulle ante dell'armadio degli specchi, proprio perché questa parte della casa si trova direttamente opposta rispetto alla finestra in un ambiente piuttosto profondo. Questo ci ha consentito di portare ancora più luce e di far sembrare l'ambiente più grande. Un altro elemento tattico che abbiamo utilizzato in questo punto è il puff. È molto comodo sia perché ci si può sedere mentre ci si cambia le scarpe, ma è anche un ottimo supporto se bisogna raggiungere i ripiani superiori dell'armadio. Appena si entra ci si trova in un open space con cucina vista, zona pranzo e living tutti insieme. Proprio per questo la scelta di materiali, colori, degli arredi, delle finiture, del decor ed anche delle illuminazioni doveva essere coerente, coesiva. E per dare un senso di intenzionalità bisognava cercare di scegliere elementi che stessero bene tutti insieme. Per realizzare la cucina dei sogni dei nostri clienti in uno spazio così modesto è stato veramente fondamentale avere un preciso progetto. Abbiamo veramente tutto, nonostante sia una cucina piccola. Ci sono tre colonne che richiudono il forno, la parte di cottura, il frigo, la parte di conservazione e tutto il resto è dedicato alla dispensa. Questo perché questa cucina ha una scelta ben precisa, quella di non avere i pensili, che da un lato può essere una scelta appunto azzardata perché lo spazio è poco, quindi andrebbe sfruttato ogni centimetro, ma dall'altro questo ci ha consentito di avere ancora più luminosità perché i pensili avrebbero tolto della luce alla cucina. Per quanto riguarda il piano e l'alzata abbiamo deciso di utilizzare un materiale effetto marmo, molto elegante, è un materiale che abbina le prestazioni, le alte prestazioni alla resa estetica. L'alzata si conclude con una mensolina che fa da chiusura e rende più intenzionale l'effetto, ma dall'altro lato è anche funzionale perché è un comodo piano d'appoggio ulteriore. Il piano della penisola invece è un piano a cascata, questo vuol dire che si crea un effetto scatola e il pannello di rivestimento va fino a terra. Sul piano della penisola abbiamo un piano cottura ad induzione con cappa integrata. Anche questo è un elemento scelto per poter evitare di avere ingombri superiori che togliessero luminosità all'ambiente. Per illuminare lo spazio abbiamo scelto tre applique che abbinano il colore nero all'oro, riprendono i toni della stanza e inoltre aggiungere accenti scuri come appunto queste lampade piuttosto che gli sgabelli fa esaltare ancora di più la brillantezza dei colori scelti per l'intero ambiente, per l'intero spazio. Abbiamo altri accenti neri all'interno di questo open space, in soggiorno abbiamo una piccola console, mentre nella zona pranzo ci sono i telai delle sedie che sono sempre in nero, questo per legare i tre ambienti nonostante abbiamo cercato di distinguerli funzionalmente.
Per identificare la zona pranzo in un open space è importante lavorare con la percezione dell'immagine. Proprio per questo abbiamo deciso di inserire un grande quadro sulla parete vuota a fianco al tavolo per dare rilievo e identificare quest'area precisa. Per quanto riguarda il tavolo, è un pezzo vintage di famiglia dalla linea classica, un tavolo ovale in legno, è allungabile e ha una gamba centrale lavorata. Io adoro in generale lavorare con dei pezzi vintage perché secondo me all'interno di un ambiente moderno aggiungono veramente un tocco personale e nell'insieme l'arredo diventa unico. In più, ancora di più in questo caso, mi piace perché è un pezzo di famiglia, quindi anche una storia che lega le nuove generazioni a quelle passate. Per controbilanciare le linee classiche del tavolo abbiamo scelto di utilizzare un mix e match per quanto riguarda le sedie. Abbiamo scelto dei pezzi che sono delle icone senza tempo, sono delle tonè dal telaio di legno incurvato con la seduta in paglia di Vienna, con telaio nero, come ho detto prima, per riprendere i toni utilizzati anche in cucina. Altro pezzo forte è la lampada sopra il tavolo da pranzo, è una lampada dal design geniale, iconico, inconfondibile, aggiunge sicuramente texture e la sua scocca metallica aiuta a riflettere la luce, che è un effetto sempre piacevole all'interno di un ambiente, soprattutto se è abbastanza piccolo e contenuto. E un altro tocco in più è quello dell'effetto dorato, comunque della scocca appunto, della struttura. Questo aggiunge carattere e rende l'ambiente ancora più curato e rifinito. Nella zona living abbiamo lavorato con colori chiari e neutri, questo per portare ancora più luce all'ambiente. Abbiamo dato colore con degli accenti, per esempio nel tappeto di Nemorion piuttosto che nei cuscini, e abbiamo scelto un divano dalle linee morbidi e semplici, nel colore del bianco caldo, bianco buio per esempio. Di fronte al divano abbiamo utilizzato una poltroncina d'accento dei quali i clienti si sono innamorati. È anch'essa un pezzo iconico dalle linee morbide che aggiunge ulteriore texture e dà un effetto veramente avvolgente, che era una delle sensazioni che volevamo trasmettesse l'ambiente. Una specifica richiesta dei clienti era quella di avere una libreria chiusa. Grandi lettori e amanti dei libri hanno una bella biblioteca e per darle il giusto valore e allo stesso tempo evitare gli accumuli di polvere hanno deciso per questa soluzione. Soluzione che io ho amato perché le ante della libreria vanno a creare delle cornici che simulano un pochino la boiserie. Boiserie che in una casa di queste dimensioni non abbiamo potuto inserire perché ha bisogno della sua aria. Quindi, quando non c'è la possibilità di inserire una boiserie a parete, si può pensare di adottare una soluzione simile per sfruttare sia la funzionalità dello spazio contenitivo di una libreria e allo stesso tempo avere delle cornici che ricreano l'effetto boiserie sulle ante. Il divano dà le spalle alla libreria e si rivolge verso una parete con sorpresa. Siccome i clienti guardano poco la TV, abbiamo deciso di optare per una soluzione di proiettore con telo che abbiamo nascosto all'interno di una veletta in cartongesso. Questa parete, che diciamo è una nicchia all'interno del living, doveva essere arredata in modo molto semplice, con poco, proprio perché doveva ospitare questo telo. Quindi abbiamo optato per una console dalle linee pulite che riprende i colori del nero, quindi aggiunge quell'accento scuro, un quadro per arredare la parete senza togliere volume e una lampada, anch'essa dal design abbastanza semplice per non essere troppo voluminosa, soprattutto quando il telo viene da lì. Se volete sapere qualche altra curiosità o avete dei dubbi su questo progetto sulla casa parigina a Pesaro, scrivetemelo nei commenti. Io vi aspetto per i prossimi episodi dove racconteremo altri progetti oppure altre tips.